Non hai messo i minuti in più. Buonasera amiche, benvenute. E a questo Roberta Live abbiamo avuto come al solito qualche problema, non sono neanche partiti i minuti in più all'inizio. Ah, sono partiti i minuti? Non si capiva niente. No, non c'erano. Perché avevamo l'auto spento e avevamo la musica. Cioè, dopo due puntate senza musica, Non l'abbiamo abbiamo più intesa. capito niente. Bene, buonasera. Quanti siamo? 31. Bene, 31. Allora, questa sera, come vi avevo detto, faremo una sacca per il mare, tratta da questo libro di Lynette Anderson, dall'ultimo libro di Lynette Anderson, Nautical Quilt. Innanzitutto la presentazione, poi ci raccontiamo le nostre cose. Bene. E avete passato un buon weekend, avete passato delle buone vacanze, ci sono stati un sacco di ponti. Noi abbiamo sempre lavorato. Io ero anche in trasferta questo weekend. Avete visto le foto di questo bellissimo nuovo negozio appena aperto? Ho portato là un po' delle mie cose, ma piano piano loro si faranno la loro strada. Intanto l'importante era avviarci verso questa strada del tessuto, del hobby, del cucito creativo, del quilting e tutto il resto. Ebbene, voi state tutte bene? Cosa dicono? Dicono ciao 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 a tutti quanti, c'è che da Bologna. La Bologna. Adesso hanno aperto un Salutano anche negozio, la c'è piccola bene. Katie, La mi dice piccola anche che è una Katie birba, perché c'è salta di sempre lei qua e quando di le là. cose, né, non vanno bene. Sì, bene, questa sera Invece dimmi. fanno i complimenti per la coperta dietro. Facevamo una cosa marina, allora abbiamo messo le balene. Appena finite di trapuntare, ci abbiamo messo solo un E un anno. giantino di Claudio chiedono In che senso? Nelle per la balene? coperta delle valigie. Cosa c'entra Claudio? No. E c'è chi dice che ha acquistato il corso online perché l'abbiamo convinta. E Anche altre soprattutto perché è cosettine. l'ultimo giorno oggi per acquistare il corso online scontato. Poi da domani, che è il 1° maggio, cioè dalla mezzanotte di oggi, il corso di Patchwork Base Online andrà ad un prezzo standard prima della fine del corso. Così da domani, anzi da dopodomani, posteremo le ultime lezioni e il corso si concluderà. Volevamo dare la possibilità ancora a qualcuno di acquistarlo scontato. E poi invece dalla mezzanotte di oggi, come un macigno, arriverà il prezzo finale. Per i prezzi dovete telefonare, per i costi dovete telefonare in negozio e informarvi. Oppure andare sul Non più. sito. Non più, no, beh. Ok, non più adesso. Ah, no, telefonare non adesso, dopo domani, perché domani facciamo il ponte. Allora, iniziamo con questa bellissima borsa. Siamo pronti? Quanti siamo? Così per iniziare. Ah no, mentre continuate ad arrivare, facciamo l'estrazione della signora che ha postato, che ha ripostato per le condivisioni. Solo un attimo, ci salutano tutti, c'è Paola, Oh, ben arrivata Paola che tradurrà. l'hanno vista le foto, le altre signore le hanno Grazie. viste le foto, tutte belle, poi la Patrizia il pacco è arrivato, invece la Franca dice che lasciamo perdere le feste, parlando delle feste, che ha Io ho avuto la febbre mangiato ed è andata molto tantissimo, bene. ho mangiato un sacco. Ero così. Ebbene, possiamo iniziare con il sorteggio. Quanti siamo? E dicono che tristezza che il corso è finito, però è Però quasi è finito. quasi finito, ancora abbiamo un po' di Ma lezioni. chiedono già, ci saranno altri, vero? Ci saranno i corsi avanzati o diversi, qui Advanced. advanced. Advanced classes e quindi andremo avanti. Poi Intermedio. ci sarà anche l'intermedio, facciamo più che l'avanzato, facciamo una via di Ma mezzo. guarda, io ho visto già le ultime mattonelle, secondo me, se ti ho... Con le ultime Brain già andata a mattonelle capo. o vi stronchiamo sul nascere la vostra carriera da quilter oppure uscirete alla grande, diciamo così. Le ultime due sono abbastanza toste, però
bellissime. Se ti chiedi invece, ma come facciamo a finire il lavoro se finisce il corso? In che senso? Il Finiscono le corso. lezioni, ma voi li seguite man mano Finiscono che le riuscite a mattonelle, dopo farle. le mattonelle ci saranno i bordi, la trapuntatura e dopo la trapuntatura il binding e poi il corso è finito. E voi dovete farlo a casa vostra. E se volete poi possiamo farci compagnia, però quella è un'altra cosa. Le mie lezioni finiscono. Potete Quindi la continuare a lezione scrivermi. finisce con tutti questi passaggi qua, Sì, la giusto? lezione finisce con il quilt completato. È chiaro che voi durante le lezioni non ce la farete a trapuntarlo, montarlo e tutto. Piano piano lo farete poi. Però Avete l'idea di come dovrei dobbiamo farlo un po' in arrivare? fretta perché poi dobbiamo farne altri. Quindi, siccome poi tutti gli eventi incalzano, noi da dopodomani saremo sul pezzo con il corso base e il mystery. Che adesso vi ho lasciato un po' di tempo e anche ho visto che gente ha iniziato a postare le prime mattonelle finalmente dopo 8 mesi. E adesso cerchiamo di finirlo questo corso, così possiamo andare avanti. Vi ho lasciato tutto il tempo del mondo. Adesso basta però, adesso andiamo. Bene, iniziamo con la nostra borsa che è questa qua. Una sacca per il mare, anche per gli weekend, anche per una gita fuori porta, è molto molto carina, Molto mare, è molto molto mare. molto Allora, fresca. naturalmente io non sono riuscita a farla Ma la tutta, posso portare anche al lago? c'è il faro al lago? No, mi sembra di no, non c'è il faro al lago. Neanche in montagna? Basta questa montagna. Devo andare al mare. Sì, bisogna andare al mare, basta, la montagna a noi non ci piace. Se Oh, abbiamo una nuova, Cecilia. una nuova. Da dove scrive Cecilia? Dal treno, è il treno e la connessione è difficile, ma vuole seguirci per la prima volta. Brava Brava! Cecilia! Molto bene, però sarà partita da qualche parte questa povera Cecilia, Adesso arriverà da speriamo. qualche parte o sarà un Ah, viaggio lunghissimo. invece Rossi mi fa il cuore, mi like. 91. Siamo 91, possiamo iniziare con la borsa. Allora, dicevo, la borsa chiaramente non l'ho fatta tutta perché ha delle parti in appliqué e delle parti ricamate. Ve la faccio vedere più in grande. Questo libro è nuovo, nuovo, è uscito la scorsa settimana e già ne abbiamo venduti tantissimi. Difatti oggi Eleonora ha detto, quanti ne abbiamo di libri? No, ne avevamo tanti così, adesso ne abbiamo molti, molti, molti meno. Allora, parte di questa borsa sono fatte in appliqué, quindi oggi io e la Telmelisa abbiamo preparato gli appliqué dopo che si è mortificata che non li faceva bene l'altro giorno. È Oggi li ha continuato fatti. a non fare bene, ma Oggi è migliorata perché ha detto che con tutto il lavoro che c'è da fare non è possibile che lei non possa aiutarmi a fare anche l'appliqué mentre è a casa in maternità e quindi adesso bacchettine a nastro proprio. E quindi abbiamo preparato la striscia, io ho fatto il mare, lei ha fatto le applicazioni per andare in fretta, poi lo ricameremo una volta che la borsa è già terminata, ma non importa. Cosa ci serve per realizzare questa splendida borsa? brava Francesca, come c'è il faro di Brunate? E vai, è lago. Vedi, posso andare qua almeno. Che bel posto! Poi lì si va in bicicletta, sapete? Non vedevo l'ora di andare al lago di Brunate in bicicletta io. Faro. Al faro di Brunate. Allora, cosa ci serve? Io ho utilizzato del tessuto tinto in filo giapponese perché avevamo quello blu. Potete utilizzare del tessuto tinto in filo che volete e poi dei pezzettini di cotone, degli scarti per fare tutte le vostre applicazioni. E poi ci servono un po' di attrezzature. Ci sarà un kit, sì, da dietro chiedono, poi ti chiederanno, ci sarà un kit? Ci sarà un kit? Allora, il tessuto che noi andremo a utilizzare, giapponese tinto in filo, è questo. Mi sembrava un bel punto di blu, ci è sembrato, no? Ma me la Telma, un bel punto di Sì, è blu e vero. quindi l'abbiamo preferito. Queste sono le applicazioni, sono da finire, e da ricamare. Queste le ha fatte tutte la Telmelite?
Sta specializzando. Guardate, non fate il zoom, cameraman, mi raccomando. Neanche sulle maniche, non ho fatto la manicure. Allora, partiamo. È molto carino questo modello e questo progetto, come il libro del resto, perché troverete all'interno, ma non lo inquadriamo troppo da vicino, il pezzetto di tessuto da tagliare con tutte le misure e come posizionare il tessuto, i tagli di tessuto all'interno del vostro pezzo in altezza 110, così non avrete tanto spreco. È partito il telefono della pennellina. Allora ci vogliamo entrare in diretta anch'io, Ah sì, così non avrete tanto spreco e riuscirete a tagliare i pezzi nel modo corretto. La prima cosa che faremo appunto è andare a tagliare i pezzi di tessuto giapponese, tinto in filo, abbastanza sottile. Cosa vai cercando? E una fliselina, cioè non è una fliselina, ogni tanto la chiamiamo in modo appropriato, un'imbottitura termoadesiva su un lato, che è la 6,50, giusto? No, 6,40 questa qui che abbiamo utilizzato, 50 e tutti e due i lati, molto bene. Allora, la 6,40 della Blizzelin, che è un'imbottiturina termoadesiva solo su un lato, la trovate con tutti i gommini e Claudio posta il link. Questa ci servirà per foderare tutta la nostra borsa. Allora, come procedo? Vado a tagliare tutti i miei pezzi. Inizio naturalmente a fare la fascia centrale, che è quella con tutte le applicazioni. Avrò il mio fondo, le applicazioni, bla 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 bla, e voi lo andrete anche a ricamare nel frattempo, non lasciatela così incompleta, anche se pur divertente come l'ho fatta io, insomma, poi potete fare come desiderate. Poi andremo ad attaccare, devi dire qualcosa? No. Andremo ad attaccare il pezzo sottostante e il pezzo sovrastante alla striscia. La decorazione sarà solo sulla parte frontale della nostra borsa, non tutt'attorno. Ah, primo, non abbiamo detto chi vince i Fat Quarter. Secondo, io ho fatto delle modifiche in fase d'opera alla borsa. Primo, perché il montaggio finale della borsa era lasciato alla nostra creatività. Ogni tanto anche Lynette Anderson si mena via. O forse non è stato stampato correttamente. Ma comunque, io ho trovato strumenti e attrezzature per farvi finire la borsa in un modo al bacio. Quindi non potrete proprio sbagliarvi. Andiamo a completare tutto la nostra parte frontale della borsa, alla quale andremo ad attaccare il nostro retro. Poi troverete tutte le misure naturalmente all'interno. Vedete che sono della stessa misura una volta attaccati i tre pezzi. Alla parte esterna della borsa andremo a stirare la nostra imbottitura termoadesiva su un lato 6,40 della Blizzelin. Mi raccomando, cercate di stirarla, si può inquadrare un po' verso il basso, dall'interno verso l'esterno. Utilizzate anche magari un pannettino leggermente umido, questo vi deve servire sempre per adesso non mi sta giù. Per tutti i supporti. Di tutto sul tavolo stasera. Per tutti gli stabilizzatori, diciamo che con un pannettino un po' umido messo sopra loro aderiscono meglio. Una volta fatto tutto questo passaggio, vado a chiudere la mia borsa e faccio una cucitura e la rendo un tubo praticamente. Posiziono bene sul bordo tutti i miei pezzi, metto gli occhiali, seconda cosa. Sposto un po' la macchina per cucire. Vado a cucire tutta la parte laterale della borsa. Arrivata la Bibilla.
Margine di cucitura sempre un quarto di pollice se non richiesto diversamente. Seguito del runner di settimana scorsa, poi lo facciamo vedere. Adesso appena per i negozi che sono vicino a una località di mare, oppure voi che abitate vicino al mare o che volete andare in vacanza al mare, direi che è una bellissima sacca questa. E abbiamo realizzato l'esterno della nostra borsa. Applausi. Ma Naturalmente da avremo, lontano è anche carina così. senza le cuciture, senza i ricami, senza niente, un po' No, io sto vedendo che da qua minimal, riesco a capire che diciamo. c'è una balena, che c'è un bacio, non è che sia stata così male. Questa che cos'è? Una fetta di limone azzurra? No, è una canoa. Una barchetta, non è una canoa. Non è una barchetta. Bene, abbiamo realizzato la parte esterna. Per chi ha chiesto quello della settimana scorsa, vi faccio vedere una cosa, l'avevo preparato e poi me lo sono dimenticato. E Ta-da! parliamo poco, vero? Perché parliamo poco, sì. Eccolo, ora devo finire di cucirlo, ricamarlo e trapuntarlo. Quindi per le prossime 2 settimane, tra le prossime 2 settimane, tra 2 settimane sarà finito. Va bene, lo metto qui, così dopo potete vederlo. Valeria dice che non si vede che hai mangiato così tanto. Perché oggi ho fatto la fame. Non ho mangiato niente oggi. Anche nei prossimi farò la fame, per il prossimo mese farò la fame. Con gli altri 2 pezzi di tessuto, come indicato nel libro, andremo a... Non so dove mettermi i puntaspilli. Andremo a fare la fodera interna. Allora, qui nel libro la fodera interna è stata fatta uguale uguale alla al tessuto esterno e io preciso ho copiato. Anche questa facciamo 2 cuciture sui lati, sui 2 pezzi, per poter fare la fodera precisa della medesima misura più o meno della parte, vedete, esterna. Eccola qua. Ho sbagliato a cucirli oggi. Adornata Adornate, vuol dire adornare. Adornare senza doppie, vuol dire decorare anche. Quindi adesso, siccome ho sbagliato a cucirli, ho cucito il lato corto al posto del lato lungo, oggi per fare in fretta. Ma adesso gli do una cucitina veloce, vedete? A volte si fanno le cose in fretta e... Che da ieri che stanno facendo la borsettina. A proposito questo di lo si chi, può questo fare lo si può fare con il solo cotone. con il cotone, non con il poliestere, se no rischiate di strappare tutto il tessuto. E è da 2 giorni che cerchiamo di fare questa borsa assieme ad altri 1000 lavori, ma è difficile fare spesso una programmazione dei video quando arrivano sempre delle cose nuove in negozio e noi subito vorremmo farvele vedere tutte, ovviamente. Io odio lo scucirino, quindi preferisco utilizzare questo metodo fantastico. Ah, adesso non riesco. Ho fissato il filo forse. Aspettate, ecco, vedete, quando si sbaglia poi si scuce in un attimo. Così anche le mattonelle dei quilt, però a volte mi si aprono un po' le cuciture. E fatta una volta la fodera, poi dobbiamo andare a fare la parte superiore. Volevo portarmi avanti col lavoro e ho sbagliato a cucirlo. Sono proprio splendida. Allora, faccio subito 2 cuciture così
Tolgo il pensiero, giuro, non mi porterò mai più avanti con il lavoro. Poi sbaglio sempre qualcosa. Allora, i due pezzi della fodera li cuciamo sul lato lungo. Sbagliato. Se non si mette avanti con il lavoro. Fino a dopo domani. Sono più pazzi che le balene che hanno più spalle. Poi è un progetto anche facile, no? Sì. Quello invece Erano è con i di tessuti. Tilda. Tilda, questo sì, viene da un libro di Tilda. Per chi non vuole comprare il libro, c'è anche solo il cartamodello. Quindi. Di fare certi buchi, dico. Con lo scucirino, una volta mi stavo ingrandendo le asole di un vestito e poi, una volta fatta l'asola, dovevo aprirla e non mi sono puntata allo spillo alla fine dell'asola. Quindi con lo scucirino l'ho infilato, e anzi per così, e ho fatto svrac e mi sono aperta il vestito fino qua. Poi fai una decorazione per camuffare il taglio. Un macello. Ecco la fodera. Ora dobbiamo andare a fare la culisse, cioè la parte superiore del nostro lavoro, che è questa qua, quella in cui passano le bretelline praticamente, il manico, chiamiamolo così, perché questo poi funziona un po' da zainetto, perché noi lo andremo a cucire sotto all'interno del fondo, in modo tale che poi uno se lo possa mettere anche in spalla. Allora, per fare la culisse, nelle istruzioni troverete la misura di un rettangolo di tessuto. Cosa facciamo per realizzare questa culisse? Andiamo a stirare un quarto di pollice circa il nostro tessuto. Quindi prima stiriamo tutta la fascia di tessuto aperta, qui mi sono portata un po' avanti perché sennò, come diceva Telmelise, stavamo qui fino a domani. Una volta stirato tutto il mio quarto di pollice, non guardate il resto, piego il tessuto a metà in questo modo. Anzi, una volta questo era aperto, facciamo finta che sia così, lo piego lasciando un margine. Vado a cucire tutto un pezzetto. Immaginatevi che qui fate una cucitura e lasciate aperto un piccolo pezzettino, da cui spunterà successivamente il nostro cordoncino, la nostra coulisse vera e propria per essere tirata. A questo punto, vedete? Apro i due tessuti e vado a fare due piccole cuciture in modo da ribatterli e in modo tale che poi, quando passo la culisse, non mi si inceppi all'interno. Però ho bisogno di una spilla grande adesso che io non ho portato. Una spilla tipo da baglia. È dentro in questo mobile qui. In una scatola grande ci sono le spille. Quindi abbiamo ribattuto questi due lati, io per sicurezza ho fatto anche due cuciturine qua, poi dall'interno troverete tutte le misure, quindi con libro e video farete un lavoro fantastico. Ho ribattuto le mie cuciture e a questo punto vado a girare di nuovo circa un quarto di pollice, me lo preparo stirato, si basta che sia un po' grande. E ho un altro cerchio come quelli precedenti. Grazie. Adesso vediamo poi quale spilla andrà bene per passare all'interno della coulisse, una spilla da baglia vera e propria e una spilla così. La Claudia dice ti ha condiviso, strettemi subito! Adesso poi estrarremo, estrarremo, estrarremo. A questo punto che cosa faccio? Devo andare ad attaccare la mia coulisse alla borsa.
devo mettere il diritto della mia fodera chiaramente contro il diritto del mio esterno, teoricamente. Ma praticamente, siccome questa fodera non verrà rigirata per ora, no? Andrò a mettere, scusate, rovescio contro rovescio in questo modo. E praticamente vado ad inserire la fodera all'interno della borsa, pronta per farla diventare una borsa, una sacca. Eccola qua, questa praticamente è la mia sacca con la fodera all'interno. Metto naturalmente cucitura contro cucitura i laterali. Vi ricordate che avevamo fatto le due cuciture laterali, no? A questo punto me le vado a puntare in modo tale che io non abbia delle grosse differenze poi di cucitura. Ecco qua, mi metto uno spillo sulla cucitura laterale destra e uno su quella sinistra, in modo tale da avere i due pezzi di tessuto perfettamente uguali. Vado a mettermi qualche spillo lungo il mio perimetro. In modo tale da fissare tutto perfettamente l'esterno della borsa alla fodera. Ecco qua. Voilà. Interno ed esterno sulla parte superiore sono puntati assieme. A questo punto metto cucitura contro cucitura e vado a puntare perfettamente il centro posteriore e il centro anteriore della mia borsa, così so esattamente dove ho tutti i miei riferimenti. Perché? Perché sul centro posteriore naturalmente andrà posizionata la parte con il buchino. Perché se no, come faccio poi a tirare la mia culisse? La mia culisse poi verrà così. E qui avrò il forellino da cui estrarre la corda, chiamiamola così, o il bindellino che noi gli mandiamo all'interno. Bindellino è un po' troppo milanese. A questo punto cosa faccio? Devo, questa è la mia fascia al diritto con il forellino. Il forellino, naturalmente, come avrete visto, sta tutto da una parte. Poi c'è tutto lo schema di montaggio sul libro, eh? Il mio video serve per aiutarvi e semplificarvi il lavoro. Poi ci sono delle foto e quindi questo qui sta tutto su un lato. Questo lato è la parte esterna posteriore della borsa. Quindi andrò a mettere diritto contro diritto con la parte del forellino rivolta da questa parte qui. E vado a puntare il mio centro della borsa. Man mano mi punto degli altri spilli per aiutarmi. Vedete perché giravamo il quarto di pollice? Perché così eravamo già agevolati. Però sarebbe meglio che passassi tutta la borsa all'interno. Anzi, eccolo qua. Anzi, adesso scuciamo un pezzettino così vi faccio vedere una cosa. Ah, parliamo alle nostre amiche che hai provato la cola nuova per l'appliqué. Ah sì, ho provato la nuova colla per l'appliqué.
quella della Acorn, vi ricordate? Quella che abbiamo utilizzato la scorsa settimana. Devo dire che funziona molto bene. Abbiamo solo bisogno degli accorgimenti particolari perché noi eravamo abituate con la colla, quella della Roxanne. Però adesso interrompo il lavoro se glielo devo dire. Perché mi devo fermare. Ve lo dico dopo. Comunque va bene anche per l'appliqué. Però dopo, se no qua mi si interrompe tutto e non ce la faccio a parlare di due cose in contemporanea. Allora qui andiamo a puntare tutti i nostri spilli attorno. Lungo tutto il perimetro. Cuciremo poi sempre ad un quarto di pollice. Volendo potreste anche aprire questa parte. Lasciandola così doppia viene più rinforzato, eh? Ok, a questo punto faccio due passaggi. Il primo lo cucio tutto e sto un pochettino meno del quarto di pollice, perché volendo voi potreste cucire tutto in un unico colpo. Però se poi non me lo cucite bene, come si dice a Milano, fai de spalle tutto un laurà. Quindi come prima cosa io gli do una passatina, oppure potreste dargli un'imbastiturina fatta bene, siccome io odio imbastire. Tolgo la lunga base alla mia macchina e lavoro a braccio libero. Dà fastidio qua? Sì, Non si va bene. può, non si può dire il prezzo, perché poi i prezzi restano sempre per anni e dopo uno potrebbe chiederceli in qualsiasi momento lo stesso prezzo. Quindi devono guardare sul sito o chiamare in negozio, non adesso. Qua abbiamo cucito tutta la parte alta della nostra borsa. Cosa vi dice sempre la Roberta? Mantenete sempre il vostro lavoro pulito dai fili e il tavolo in ordine. Ecco qua. Ora vedete, lo rigiriamo all'interno. Naturalmente la coulisse non l'abbiamo imbottita perché sennò tirando rimarrebbe grande così. Mi rigiro la mia borsa. Hai visto che carino? È culisse. Coulisse è scritto. Si chiama così, come quella dei pantaloni, della tuta, queste cose qua. Neanche quelle sapevo. Veramente. Ok. Ora che abbiamo sistemato tutto benissimo, partendo dal retro, me lo sono perso, sistemarla nel miglior modo possibile e la punto. Devo stare naturalmente leggermente più giù o a filo della cucitura che io avevo fatto.
Come se montassi uno sbieco, per intenderci, che è una cosa che io odio dal profondo del mio cuore. Certo, c'è il piedino sbiecatore che risolve un sacco di cose, ma non lo metto. Anche qui dovete puntarvela tutta bene, 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 benissimo. Mi raccomando, tirate bene la parte davanti, vedete, perché sennò vi fa delle pence. Tirate, tirate così e poi posizionate il retro. Tirate, tirate, tirate e andate avanti così per tutto il perimetro. Questa è carina anche, potrebbe essere anche un sacchetto da asilo al posto della barca, a parte che ai bambini piacciono le barche, le macchine, tutte queste cose qui, potrebbe essere comunque carina, secondo me. Silenzio, tutto tace. Ci Abbiamo siete? tante amiche spagnole oggi. Sì? Ma c'è qualcun altro di nuovo oltre alla ragazza di prima? Come si chiamava? Cecilia. Cecilia. Ma non ci ha detto Cecilia da dove partiva e dove arrivava? No, no, non ha più detto. C'è qualcuno di nuovo? C'è qualche anima nuova che ci segue? E da dove ci segue soprattutto? Adesso sto strappando le applicazioni all'interno. Ecco qua. Sistemato quasi tutto il mio perimetro. Ed ora non faccio altro che andarlo a cucire nel miglior modo che si riesce, ovviamente. Preferirei cucirlo sul davanti in modo tale che adesso lo giro e controllo che sia tutto a posto e di non aver fatto pence. E nel frattempo posso correggerle. Vedete, qui ho fatto una piccola pence, non faccio altro che tirarla su. Se siete insicure, non c'è bisogno che lo cuciate a macchina, potete dare un sottopunto lungo tutto il perimetro. Mi raccomando, eh. Per le borse pochette che ago e filusi. Per le borse pochette io uso sempre il titolo 50. L'ago no, quello un pochettino più grande dovete usare. Mi dovete usare un 80, poi dipende quanto spessa è quanto spesso è il tessuto della borsa, anche lì dipende da tanti che imbottitura c'è dentro, dipende da tanti fattori, perché se no uso anche un titolo più grosso di filo. Però tutto deve essere rapportato a quanti spessori ho, se ho l'imbottitura, se ho lo stabilizzatore, dipende da tanti fattori quello. Scusami, eh. Sono dei bei progetti, dei libri di Linetti e di Franca. Sì, molto carini, naturalmente tutti dedicati al mare. Cambio il piedino e mi metto questa volta un piedino aperto, eh. C'è giù.
Giulia che ci segue in questo momento da Berlino, ma vive a Roma. Cioè, ci Arrivata. seguono da tutto il mondo, è pazzesco. Allora, qui c'è il nostro taglietto, vedete? Cristina invece dice che è molto carino questo progetto, anche se a lei non piacciono i zaini, ma questo lo trova proprio Gli zaini. gli zaini, fatela aver scritto, gli zaini. Questo gli piace, è fresco e divertente. Qui volendo potreste montare anche un piedino doppio trasporto, eh? Avrei fatto forse meglio a montare un piedino doppio trasporto. Io ho montato un piedino aperto trasparente così vedo esattamente dove sto andando e come sto cucendo soprattutto. Ok. In che senso? Hai detto prima che l'ago lo usi un po' più grande di solito. Sì, uso l'80 o il 90 o il 100, dipende dal tessuto e dall'imbottitura che sto utilizzando. Tante volte, come qua, abbiamo anche tanti spessori, anche se il tessuto è sottile, stiamo utilizzando, cioè stiamo lavorando con tanti spessori. Preso dentro tutto, sì, non sono stata proprio precisissima questa sera, ma insomma, tutta la coulisse è tutta cucita. Faremo meglio la prossima volta. Allora, togliamo tutti i nostri spilli e abbiamo coulisse, fodera ed esterno tutti cuciti assieme. Eccoli qua. E questa parte col buco ce l'abbiamo sul lato esterno. All'interno del vostro libro troverete le misure per fare il cordoncino da tirare. Vi dirà che ci sono due pezzi di tessuto che vanno cuciti assieme sul pezzettino corto in modo da fare un pezzo lungo, 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 lungo. Eccolo qua. Io l'ho già cucito. Vedete? Qui ho cucito i due pezzi di tessuto assieme. L'ho piegato a metà e ho cucito lungo tutto il bordo a un quarto di pollice. Per facilitarmi il lavoro, anche se lì non c'era scritto, ho cucito un piccolo lato corto, uno solo. Perché? Perché così mi permette di poterlo rigirare con facilità. Per rigirarlo vado a utilizzare i fantastici attrezzini. Eccoli qua. Per poter rigirare, forse mi prendo quello bianco che è un pochettino più grosso. La Franca dice, sì, progetti dedicati al mare, perché l'avevo detto che il libro, no? Sono tanti dei progetti sempre dedicati al mare, e lei puntualizza. Naturalmente la montagna Roberta non li ricompra. Niente, montagna non ci piace. Tante risate. Oggi l'ho fatto con quello blu, mi trovo meglio con quello blu perché questo è un po' troppo. Ah, la Sicilia è tornata, è dalla Svizzera verso Milano. Dai, fra poco è arrivata, ci dobbiamo sbrigare. Cioè, dipende da dove arriva. Se Da dove è partita, arriva da soprattutto. Zurigo o da Lugano, è già arrivata. Da Berna. 45 minuti, sì, se è chiasso è già arrivata. Non so, la Svizzera è un altro posto come il lago che non fa per me tanto.
avranno tutti le loro località fantastiche, però Aiuto. No, preferisco è un bel paese. sempre. Ecco qua. Allora, infiliamo, tiriamo, 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 tiriamo. Mi sono persa il centro, ah no, eccolo qua. Sono persa il tubino dentro. Aiuto! Sento che mi sto perdendo i pezzi all'interno del tubo, talmente lungo. Non ho mai rigirato un tubo così lungo io. Dov'è qua? Diate fede, eh? Questo non mi sono portata avanti con alcuni pezzetti proprio per farveli vedere. Qua, se avessi usato un tubo un po' più grande, sarebbe uscito dall'interno. Siccome io sono un po' ostinata, non tanto, eh. Perché rigirare un tubo così lungo è faticosissimo, ma noi ce l'abbiamo fatta quasi alla grande. Momento. Con questi attrezzi vorrei vedere se non lo Sì. giri. Se seguissi come funzionano esattamente gli attrezzi al posto di fare come voglio io, sarebbe un sacco meglio. Ecco, ce l'ho fatta. Ora tiro fuori la bacchettina, però. Comunque è lunghissimo sia. Perché diventano due bretelle, ma adesso lo taglio perché è troppo lungo e c'era scritta la misura esatta a cui tagliarlo, ma io non l'ho considerato. Bacchettine. Vado a leggere a quanto tagliare perché mi sono persa oggi. Che silenzio. Voilà, tagliamo via il pezzettino in eccesso. Ora cosa faccio? Vado a stirare. Lo stiro aperto. Con la cucitura rivolta al lato piatto, mi raccomando, eh. Cercate di centrare la cucitura perché adesso dobbiamo andare a ribattere. Franca Resegotti ringrazia per vedere come funzionano questi attrezzi. Adesso ce ne saranno di nuovi di attrezzi questa sera. Non è mica finita qui la serata. Anche la Valeria è interessata a questo. A questa sacca da mare. E pensa che no, all'attrezzo di rigirare lì, di fare il vuoto. Mi ha detto che non l'aveva mai visto. Veramente? E Valeria, devi guardare di più le nostre puntate. Veramente? Che nonostante le facciamo noi non ci ricordiamo mai l'imbottitura. Infatti oggi abbiamo chiamato l'Eleonora e abbiamo detto: "Scusa Eleonora, ma l'imbottitura della Vliselin?" Ci ha guardato. Sì, lo so, non le facciamo mai noi le dirette, le fanno gli altri. Aia. Ecco qua il nostro tubettino. Vedete, senza quell'attrezzo, una cosa così lunga, non dico che è impossibile perché niente è impossibile al mondo, però veramente si farebbe una fatica pazzesca. Ah. Attenzione! 146 spettatori! Eh Oh, bravissime!
giornata prima di festa. Qui c'è anche la villa. Chi era la villa? Adesso non so. Se sì, prima c'era e gli piaceva tanto il progetto. Infatti la Roberta ha detto... Per me c'è il libro. La villa ha il libro. Il ho negozio detto che era un bel progetto per le sue nuove clienti. Sì. Adesso andiamo a ribattere su entrambi i lati. Non valere di ha ragione. Me lo sono preparato. Aspettate, eh. No, non mi sono preparato il piedino D. Grazie. Mettiamo il piedino di compensatore. Ah no, si è sfilato proprio il filo. Un attimo, eh. Sistemo la macchina. È autoinfilante la mia macchina, giornetto. Sposto un po' l'ago. Ok, proviamo, vediamo se mi può piacere così. Sì. Lo so, adesso ci sarà un piccolo intervallo perché io continuerò a cucire i due lati. Portate un attimo di pazienza. Il serpente è lunghissimo qua. Intanto incomincio a pulire i fili che mi danno fastidio. Sarà che sono un po' noiosa. No, è che con un serpente così lungo mi va assieme la vista. Non essendo un video registrato, dovete attendere questi due minuti di pazienza. È brava, dicono. Ci sono andata un po' anche storta. Brava, facciamo due chiacchiere. Io avrei un milione di cose da fare, ma non so. Piedino di. Ma non voglio mangiare tanto, sì. Sto usando un piedino di. Di come domodossola. Ok, lo faccio. Ecco, non è che stiamo qua un quarto d'ora a fargli vedere la roba che cuce, ah, perché sennò gli viene il vomito. Andare a Napoli. No, lei potrebbe portare la borsa a Napoli, al sì, mare. Ah, la Paola invece dice che domani dovete cucire, cucire, cucire. Guarda, sono talmente indietro con i lavori. Che per me le prossime settimane saranno un piccolo inferno, quindi più riesco a portarmi avanti con il lavoro, meglio è.
Cameraman, la domanda è da più persone, cioè il piedino D, ma è universale? Lo trovano in tante macchine? No, l'abbiamo già detto. Quindi a chi ha la macchina squadra trova sempre il piedino D, o è in dotazioni in standard. Okay. Invece? Per le altre macchine si può fare un adattamento. Sì. Quindi si può acquistare il piedino D con il gambo e insieme si può adattare. Si può adattare alla macchina. E la... Passo, mi sono perso, cos'è che c'è di diverso con il piedino? Il compensatore, quindi sposti la stoffa vicino alla parte più bassa del piedino e ti guida senza problemi. Vabbè. Bene. Bene. Non l'abbiamo mai detto nelle dirette, lei non le faceva le dirette, no, del resto. Domande che gli fanno lei. No, no, l'ultima era mia. Adesso, per dire, ribattiamo anche la parte superiore della nostra culisse. Mi rimetto gli occhiali. Wow, la Franca dice che anche lei non mangerà tanto perché è a dieta. Ha già perso 10 kg. 10 kg sono tantissimi, eh. Ah, la Franca Resegotti. Yeah. Sì, lo so, lei è super dieta. Ma io ho sempre fame, cioè non è colpa mia. Io sembra che ho la fame atavica, cioè sono nata con la fame, ma io mangerei sempre. E poi tutto, cioè ho fame famissima. Invece c'è Stefania che dice a tutti che vuole rendere partecipi quanti della sua gioia di avervi conosciuti dal vivo. Sì, ci siamo conosciute dal vivo a Cesena. Ah no, Stefania ieri è venuta, Agostinelli. No, no, Gasperoni sabato. Ah, Gasperoni sabato, sì, allora lì. Anche per noi è stata una gioia. Sono molto contenta che così ti facciamo rispondere le domande, Silvio. Grazie. È stata una veramente molto bella. La nostra amica Cecilia che va a scatto è arrivata da Montreux. Da Montreux? Mi manca andare a Montro. Gasperoni dice. Montro è un posto che mi manca. Io, la ragazza con la valigia, dico sempre, la ragazza con la valigia e la macchina per cucire, mi manca Montro. Veramente mi mancano tantissimi posti da andare a visitare. Io sarei sempre in giro. Ecco qua, molto bene. Tagliamo. E la nostra coulisse è praticamente terminata. Ora parte con la cucitura, la mettiamo rivolta all'interno e con una spilla da baglia, come si può ben vedere, andiamo a passare la coulisse all'interno del nostro taglietto. Se vuoi delle parole in italiano, di pure. Compatibile? No, compatibile. Ah, no. A chi non ha la squadra che vuole avere qualcosa, sono qualcosa di compatibile. No, solo chi non ha squadra. Sì, lo ma... Lo puoi adattare. È adatto, sì, si può adattare su altre macchine. Ma sempre lo stesso piedino, se lo avevi, si adatta alle altre macchine. Ah, ok, quello che si adatta al perno che si aggiunge. Il piedino è quello della squadra. Hai visto? Vabbè, devo capire anch'io per spiegare. Poi in italiano, wait. Giusto. Però da quando viene qua quasi tutti i giorni a stare con me, sta imparando un sacco di parole nuove. Dici? Che Rob... Sì. Sì. Roberto. Tranne quel giorno, mercoledì scorso, che non sapevo più parlare niente, neanche una lingua, tanto meno l'altra. No, sì, quella non sapeva più nessuna lingua mercoledì scorso, neanche il brasiliano. Ho detto che oltre allo spagnolo adesso mi dovrò cimentare anche in altre lingue. Ecco qui, allora, questi due qui li puntiamo assieme.
in modo tale che non si muovano. Ed ora vado, vedete, a centrarli. C'è un po' fatica, ma eccoli qua. Questa è la borsa e questa è la coulisse. Queste diventeranno due bretelline, naturalmente, perché ora le vado a puntare. Qui sotto, dritto contro diritto, mi raccomando, così vado a puntare questa qui, naturalmente compresa la fodera. Adesso prima la punto, poi vado a cercarmi la fodera che l'ho persa, e questa qua. Ci sono tanti accorgimenti che a volte nei libri e nei cartamodelli non si trovano. Non so per quale motivo, sinceramente, però se io avessi avuto qualcuno che mi avesse... Il libro non è un insegnante, certo, ma se avessi avuto anch'io qualcuno che mi avesse fatto delle lezioni, avrei imparato tanto più facilmente e tanto più velocemente tante cose. E devo dire che con i video che anch'io trovo su YouTube, come voi, imparo un sacco di cose che in altro modo non saprei fare. Aspettate che sento rimandare la cucitura. E punto questo. Vedete, ora mi sto puntando un attimo la mia foderina per non... Ecco qua. Per non perderla di nuovo. Dopo la spunto. Ma intanto so che questa è la mia borsa, poi quando la tirerò queste qui mi formeranno due bretelline. A questo punto, piccola variazione sul libro, Lynette Anderson cosa ci dice? Ci dice, fate il fondo, intanto tolgo... Diamo anche la mail privata adesso. Ah, non è quella? Sì, sì, va bene, dagli la sua. Magari incontra. Ho detto che per i piedini, se vogliono aiuto, chiedono a lui, no? Sì, certo. E poi hai detto tu, va, perché sei tu, no? Cos'è che ho detto io? Scrivo il tuo nome, no? L'hai detto tu. Non ho capito. Non fa niente. Se scrivo? Ah, scrivi a nome mio, cioè, ma lo sanno che scrivi tu, Allora adesso lì... Non puoi parlare. Non posso parlare e scrivere in contemporanea, no? Adesso Lynette cosa ci dice? Di prendere due cerchi di tessuto e un cerchio di stabilizzatore o imbottitura termoadesiva, io consiglierei su entrambi i lati, e trapuntarla, stirarli e trapuntarli. Poi montate il piping, che è quel bordino che trovate spesso sui cuscini con all'interno un cordoncino. E la storia finisce, montate la borsa. Noi oggi in 5. Come la monto adesso questa borsa? Che non c'è il finale della storia, non della è favola. Che parlavamo di una borsa quadrata, cioè falla che la... Esatto, e lei? Non è che stiamo parlando proprio di una borsa quadrata, forse avremmo tradotto male. Io, l'Eleonora, lei, sì, insomma, non ne siamo venuti a una. Bene, abbiamo scritto a Lynette perché forse manca un pezzetto di spiegazione. O forse la fine della nostra favola è la libera interpretazione. Siccome io non posso lasciarvi... Forse vuole che i lavori non si finiscono, rimangono a UFO. Certo, un altro UFO che ci balla in giro. Allora, siccome avevo già preparato la mia base trapuntata, cancellatela. Voi mettete la vostra imbottitura della Blizzelin 640 termoadesiva su un lato e la stirate. Dopodiché ve la trapuntate così. Scordatevi di aver visto questo. Questo qui ce l'avete a parte. Ma che cosa vi ho fatto? Per semplificare il lavoro. E quindi abbiamo il nostro fondo trapuntato, che sarà il fondo della vostra borsa. E questo qui a parte. Le misure sono le medesime che trovate sul libro. A questo punto dobbiamo montare un piping. Lo sapete che cos'è un piping voi? Dite.
Io sì, ho imparato oggi. Chi sa che cos'è un piping? Adesso faccio l'interrogazione. E intanto che ci pensate, bevo un goccetto di acqua. E annunciamo la vincitrice della scorsa settimana. Sì. Nel frattempo che bevo... L'ho scelta io, però non so dire. A posto, siamo la vincitrice. Muriel, c'è una Muriel con un cognome tipo francese? È francese, penso. Cioè, ci ha condiviso, lei l'ha pescata, però non riesce a dire il cognome. Muriel? Boulier. Bisognerebbe Boulier. Filmarti mentre fai queste facce. Bene, avete risposto? Ah, c'è l'Elisabetta, Fiorella, Giana. Tutte lo sanno cos'è il piping. Tutte lo sanno, Andrea. E lo sapete Cinzia anche lo fare? Sa. Sì, va bene. No, non è vero, Andrea non lo sa, Cinzia non lo sa. Adesso che... È 50-50? Bene, adesso che sapete che cos'è, lo sapete anche fare? Sentite che batto? I secondi passano, lo sapete anche fare un bimbo? Io ho fatto, la Paola dice che ha fatto tante borse con fondi. Ma mai con il piping. Ma difatti è perché è quel bel cordoncino rivestito di tessuto, non quello intrecciato che trovate sui cuscini. Quello è un'altra cosa. Invece la Muriel è amica di Elisabetta. Erano insieme quando ha condiviso, penso. Guarda. Oh, bene. Il piping è questo. Qui ce n'è un pezzettino. Vedete? Allora, un cordoncino rivestito. Come si fa a rivestire in modo perfetto e con il giusto margine di cucitura da tenere un cordoncino? Allora, innanzitutto i cordoncini ci sono di varie misure. State lì. Allora, ce li ho. Ah, quello no. Ci sono da piccoli piccoli, medi, medio grandi, fino a grossissimi. Vedete? Grossi, grossi, grossi. In base al lavoro che voi dovete realizzare. Non è che su una borsettina così mi montate un cordone così, o su un cuscino così mi montate un cordoncino talmente piccolo che è insignificante. Il cordone va sempre messo in proporzione alla grandezza del vostro lavoro e anche al tipo di lavoro che voi state facendo, naturalmente. Ho spaccato un pezzo della macchina. Cos'è caduto? È sopra la scatola. È caduta dentro nella scatola. Allora, prima di tutto, per fare un piping perfetto, la striscia di tessuto che si va a tagliare si taglia in sbieco a 45 gradi. Perché non diritta? Perché il piping solitamente gira, o fa gli angoli, o fa le curve, o fa dei cerchi. Quindi a 45 gradi il tessuto ruota meglio e cede in modo differente. Io naturalmente mi sono già preparata un po' di pezzettini di tessuto per fare il mio piping. Adesso poi ve ne taglio un altro pezzo. Mi manca un pezzettino di tessuto. Va bene. Comunque lo tagliamo a 45 gradi. Mi puoi dare quello lì per favore? Lo tagliamo a 45 gradi. E poi lo andiamo a cucire sul lato da 45 gradi. Adesso quando il cameraman va al suo posto poi mi inquadra. Fermi. Magari quello più piccolo, no, proprio il pezzo da mezzo metro. Voglio quello là. Grazie. Ah. Ok. Adesso ci stiamo organizzando, Ok. Ah, c'è la Muriel. Brava, Muriel ha vinto. Ciao, grazie. Ha vinto 5 fat quarter di Tilda. Muriel,
Domani no, dopodomani ti metti in contatto per favore con Eleonora, lasci nome, cognome, numero di telefono, email e lei ti spedirà il tuo pacco. Attenzione a Katie che è salita. Dai, che c'hai una scatola enorme per te, vai. Sta urlando tutta. Puoi inquadrare da vicino? Allora, quando noi andiamo a fare un'aggiunta, lo metteremo così. E le punte dovranno sempre spuntare dalla nostra striscia. Riuscite a vedere tutti bene? Ok. Vedete che le puntine spuntano? Così deve essere perfetto, perché questo incavo formato dalle due punte, un po' più da vicino per favore, grazie. Questo incavo è la misura del quarto di pollice. Andiamo a puntare. Ho perso dei puntaspilli in questi giorni. Vabbè, possiamo usare la nostra colla, la nostra nuova collina. È molto molto carina. È molto molto carina, sì. Sì, perché così fissa lo sbieco in modo perfetto. Devo fare un... In che? non lo so, inventarmi qualcosa. Per usare la colla? Din, 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 din. 150, brave! Tantissima gente Eh questa sì, sera. dopo Dopo le un'ora e vacanze. 12 di diretta, 150. 1:12, è già passata un'ora? Eh sì, parliamo, 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 ma passa anche il tempo. Spiego e puoi spiegare come. Allora, abbiamo messo delle microperle di questa nuova colla, eccola qua, che sostituisce gli spilli praticamente. Questa colla, una volta che ho messo le microperline, si attiva con il calore del ferro da stiro. Basta tamponare. E lei è pronta per essere cucita. Dicevamo oggi che l'abbiamo provata anche con l'appliqué di questo nuovo lavoro che stavamo facendo l'altro giorno e va benissimo. Allora, l'unica cosa è che il nostro appliqué ha un supporto di carta, no? Per chi fa l'appliqué quick, e lei se lo beve un pochettino. Quindi, al posto di mettere la colla all'interno, come quando faceva, come quando usavamo la Roxanne, la metteremo sui bordi in modo tale che è tessuto contro tessuto e non carta, perché se no ne dovrei mettere tantissima, perché lei nasce giustamente per sostituire l'imbastitura, ma è anche abbastanza delicata, perché difatti l'altra volta vi dicevo che resta molto morbida quando la vado a lavorare. Quindi la lavoriamo con l'appliqué, però mettendola sui bordi, perché tessuto contro tessuto fa molta più presa e si lavora molto bene. Finora l'ho utilizzata e ho cucito a macchina, devo ancora provarla per cucire a mano. Se qualcuno di voi che l'ha comprata l'ha già provata per l'appliqué, faccia sapere. Adesso non mi monto la lunga base perché poi dobbiamo ricominciare a cucire in cerchio e di conseguenza. La vincitrice settimana scorsa, che era Cari Sacchez, no? Detto che Carolina Sanchez, sì. Dice che poi sarebbe andiamo a tagliare. andato, che è comodissimo fare il binding con questa cola, Sì, già presa. veramente? Sì. Brava. E qui? E invece la Elisabetta, che è amica di Muriel, dice che è contentissima che lei abbia vinto perché gli piace tantissimo Tilda. Oh, grazie. Siamo tutti contenti allora. Molto molto bene. Ecco qua. Allora, adesso vi faccio vedere. Vedete che pur stirando la nostra cucitura resta un pochino sopraelevata? Allora, io non faccio altro che utilizzare questo nuovo prodotto della Acorn, sempre, che è questo liquido miracoloso. Ho fatto le dimostrazioni, le signore che sono venute a Cesena sabato mi hanno vista. Così ho fatto toccare quanto potesse diventare sottile la, guardate la differenza adesso. La cucitura è diventata completamente piatta.
guardatela di profilo, cioè come se non ci fosse. Guarda, è completamente piatta rispetto a questa qui, che pur avendo la cucitura aperta, e questa qui ha la cucitura chiusa, dovrebbe fare un salto enorme, non lo fa. Questa qui, pur avendola stirata con la cucitura aperta, fa così. Mi dispiace, ma prima non arrivava in Italia, adesso ce l'abbiamo noi e lo distribuiamo anche ai negozi. Ecco qui, guardate adesso com'è piattissima. È pazzesca questa cosa, eh? Sono anch'io sbalordita. Il filo è già più morbido rispetto al cotone normale, quindi... Sì, è veramente fantastico. Bene, adesso come faccio a tagliare questo a 45 gradi? Allora, prima vi faccio vedere un pezzettino innanzitutto. Questo. Sulla vostra squadra avete delle righe. Vedete, questo è il 45 gradi. Semplicemente andate ad allineare i 45 gradi, come quando vi ho insegnato a fare il binding, al vostro tessuto. Dopodiché andate a tagliare. E come fate a fare una striscia? Misurate. A questo punto lo metterete in verticale e andrete a tagliare in parallelo. Ecco qua. Queste sono le striscettine, vedete, in bieco, che vi servono per realizzare i piping e i binding. Bene, a questo punto non ci resta che montare il nostro piping. Per fare un piping perfetto, allora innanzitutto mi devo ricordare quant'è la misura più o meno, eh? Aspettate che non me lo ricordo. Qua. Ok. Allora, quando facciamo un piping, innanzitutto vi consiglio di non partire mai con il cordone proprio all'inizio. Lasciate sempre un pezzettino vuoto, perché poi lo dobbiamo sovrapporre al resto. Allora, per fare un lavoro molto preciso, io cosa faccio? Mi vado sempre a stirare il mio piping a metà. Non tutto, eh? Mi basta solo approssimativamente per darmi un'impronta. Poi vi spiegherò il perché. Specialmente quando devo montare dei piping molto lunghi, ho sempre delle difficoltà a far primo star fermo il cordone, secondo ad essere precisa. Allora, vado ad utilizzare un nastro adesivo a freddo, non termoadesivo, perché non ce la faremo mai a utilizzare un termoadesivo qua e poi stirare il cordone che va giù e su da tutte le parti. Senti, la Franca, no, Fiorella Marengoni. Sì? Bella sta cola che appiattisci, penso alle mie girandole. Vai. Esatto, per le girandole è perfetto. E viva, la comprerò. Allora, prendiamo questo che è questo nastro adesivo a freddo della Bohème. Ho detto che la colla è per imbastire, serve la macchina per stirare. E questo è un nastro adesivo a freddo, ma che poi si scioglie con l'acqua, quindi è idrosolubile. Cosa faccio? Lo vado a mettere a cavallo della mia stiratura. Non so se vi è mai capitato di fare il piping e non vi viene mai preciso. Adesso
vi svelo un paio di segreti per il piping. Già se lo metto storto io, però Robertina. Ne metteremo poi due strisce, una così e una un pochettino più in qui, più in su, diciamo. Sì, la rivoluzione degli spilli per il patchwork. Degli spilli del patchwork? Allora, faccio un po' fatica perché non ho abbastanza spazio sul mio tavolo. Ho la macchina da cucire, questo, quello e quell'altro, e mi si muove tutto il mio tessuto. Allora, ora, se sono incollate le dita, vado a staccare il mio nastro. Eccolo qua, uno e due. Questo aiuta tantissimo quando avete dei piping abbastanza lunghi, eh? Allora, naturalmente mi sono persa la cima, eccola qua. Questi sono dei cordoni economici apposta da mettere all'interno dei piping, perché non è che si possono poi mettere all'interno cordoni costosi che poi andranno ricoperti. Sono dei cordoni in cotone povero. A questo punto vado a posizionarlo sul mio nastrino, quello centrale, eh? E così lui resta fermo e non si muove, e questa cosa non ha prezzo, ve lo dico io. Anche per chi deve confezionare spesso dei lavori conto terzi, il piping da fare non è sempre semplicissimo. A questo punto lo chiudo. Cerco di chiuderlo bello stretto stretto. Siccome poi va cucito, se non lo faccio bene, lo cucio malissimo. Invece con questo sistema del doppio biadesivo lo riesco a rendere veramente facile come lavoro. Addirittura io me lo metto qua dentro un attimo. Poi vi spiego a cosa serve questa squadretta, eh? In un secondo momento però. Ah, no, mi si sposta. Siccome serve un'altra cosa, infatti mi va via. Pensavo di agevolare il lavoro anche con quella. L'avevate mai fatto in questo modo voi il piping? Domanda. Ecco qua, e abbiamo chiuso il nostro piping. Viceversa, è scomodissimo da cucire se non lo tengo fermo in questo modo. E poi questo nastrino che ho messo all'interno, dopo un po' di lavaggi o subito dopo, si scioglie e scompare, quindi è comodissimo. No, ed è difficoltoso. Sì? Ha detto che no, mai non sapeva, non conosceva. Wow! Allora, adesso per montare il piping ho un piedino. Un piedino per il piping, perché sotto ha delle scanalature. Cioè, sia a due scanalature per montare due piping, oppure ad una scanalatura sola, molto molto grossa. Non so se riuscite a vederla in sezione. Ora non lo vedete più. Patrizia, no. Anna Maria, no.
Si vede? Paola, Noa, Fidin, tutti dicono che è bellissimo e quasi nessuno ha mai usato questa tecnica qua. Adesso in questa scanalatura io andrò a mettere il mio cordoncino. Una guida, sì. Fosse una rotaia. Come se fosse una rotaia. E da lì non scappa. Sì, da qui non scappano. Prossimo acquisto, questo nastro. La patrizia, la nostra patrizia, la nostra patrizia. Vedete come viene perfetto? Piping senza problemi, dovrò fare un video solo sul piping. I sistemi per semplificare il lavoro, sì, tantissimo. Questo è il mio compito, semplificare il lavoro e renderlo più facile e piacevole. Ta-ta! Ora non è finita qua, perché adesso vi si sarà tutto spostato. E ricordatevi, quando tagliate naturalmente il tessuto per il piping, di tagliarne sempre, cioè la striscia in sbieco, di tagliarla sempre un po' grandina. A questo punto, in base al lavoro che voi dovrete fare, avrete bisogno di un margine di cucitura più piccolo o più importante in base a dove andrà inserito il vostro lavoro, in base allo spessore del vostro tessuto. In questo caso noi abbiamo bisogno di un margine di cucitura medio. Sarebbe sufficiente il quarto di pollice, ma per sicurezza io lascerei un pelino in più. E c'è questa squadretta che si chiama Piping Wizard. Eccola. Questa squadretta è una squadrettina scanalata in cui ci sono alcune misure di piping piccoli e medio piccoli, ma potete inserirle anche leggermente più grandi, perché tanto è sufficiente che voi le appoggiate anche sul cordone, quello molto grosso, e vi fa vedere i vari tipi di margini di cucitura che potete lasciare. Non so se... come faccio a farla vedere? Eccola qua. Vedete? Li vedete i fori? In questi fori deve correre il vostro cordoncino, o almeno essere appoggiato. E poi qui avete un margine di cucitura più piccolo e di qua uno più grande. Idem dicasi per i cordoncini più piccoli. Aspettate che cerco di mettermi a favore del... eccolo. In alternativa, quello da cerniera non è preciso come questo. Vedete qua sopra le scanalature e i vari margini di cucitura. Ad esempio, per questo cordoncino, naturalmente non mi ci sta dentro qui perché questo è per i cordoncini molto più piccoli, lo vado a mettere da questa parte. Qui avrò o un quarto di pollice o mezzo pollice, ci sono scritte tutte le misure. Questo è da un quarto di pollice, questo è da mezzo pollice da questa parte. Inserisco il mio cordoncino, vedete? E lo faccio correre per tagliare il margine di cucitura. In questo caso preferirei avere, per sicurezza, siccome è la prima volta che lo monto in tondo così piccolo, un margine un pochino più grande. Allora, perché il mio margine deve essere perfetto lungo tutta la mia striscia. E se vado a tagliarlo con le forbici sicuramente non sarà mai preciso, perché potrebbero muovermi sì così. Idem dicasi con la rotella, non sarò mai precisa, ma soprattutto non posso mettermi
la squadretta sopra, perché vedete, mi si muove, mentre con questo io posso partire a tagliare da qua, vi assicuro, ed è sempre sicuro, perché il margine sarà, se schiaccio però, perché se non schiaccio non taglio niente. Ok, devo cambiare la lama. È una figata, eh? Questo lo conoscevate? Squadra o righello? È uguale, squadra, righello da piping. Guida. Un piping wizard. Un mago del piping. Voglio una lama nuova domani. Perché? Beh. Scusate, ma ho la lama che non mi taglia perfettamente. Eccoci qua, siamo quasi arrivati alla fine. E questo permette di fare anche metri e metri e metri di piping, tutto con il medesimo. Purtroppo non mi taglia, scusate, ma ecco qua, ed è come se lo avessi comprato già confezionato. Perfetto, direi. Non perché l'ho fatto io, ma perché con gli strumenti corretti posso appoggiarlo e tu lo inquadri bene. Vedete? È perfetto. Vi ricordate che all'inizio vi avevo fatto lasciare un pezzettino vuoto qua? Perché adesso cosa facciamo? Andiamo a montarlo all'esterno del nostro fondo. Mantenete il lavoro sempre pulito dai fili, sempre, 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 sempre. Tante, tante hanno detto che no, che non l'avevano mai visto, che adorano. Wow, questa mi manca, siete il top. Però preferisco, vorrei fare una prova, se poi non mi viene non ditemi niente, eh. Parlo direttamente. E lo taglio più piccolo, tanto ve lo faccio vedere di nuovo. Adesso ho tagliato anche la squadretta. Ora non ho tagliato, ma mi avete tagliato il teflon oggi con questa rotella? Non taglia più, poverina. Sto facendo fatichissima. Eh? Sì, grazie. Ma prendi quell'altra azzurra? È lì dietro, dentro insieme alle cose. Vedi, l'ho tagliato con quella lì, mi sembrava migliore. Io oggi ho tagliato con questa. Sì, anche lei ha i suoi problemi. Però, tutte e due. Ne facciamo una sana. Guarda, ho quasi finito. Uso questa qui. Aspetta, aspetta. Non riusciamo a tagliare. Aspetta, eh? Di due rotelle non ne veniamo a una. È arrivata adesso Sonia. Dov'era Sonia fino adesso? Ha detto che ha avuto amici a sorpresa per cena. Scusate, ma ok. Allora,
Molto bene. Vado a scegliermi la parte migliore che mi sembra questa. La parte quella vuota, quindi questa qui, la facciamo andare all'interno così, perché si sovrapporrà in qualche punto il nostro piping per essere chiuso naturalmente. La Franca Marangoni che dice a Sonia: siamo rovinati, andiamo con latte calda a Roberta per comprare tutto, perché ha detto che domani ci guarda con calma. Ti guarda con calma, ti guarda un po' anche a te, ti ascolta a te, a me ascolta, e niente, ho detto che deve proprio farlo perché ci sono tante novità. Infatti la Franca ha detto che devi venire con la macchinina. Però è bello, secondo me, trovare sempre delle novità per agevolare il lavoro, per renderlo più semplice. È che diventa anche tutto molto più divertente, perché così uno si stressa meno. Esatto, quando il lavoro ti riesce, è molto molto più facile da fare. Ti dà soddisfazione. Assolutamente sì. Cioè, lo dici, lo faccio anche per un'amica, per un qualcuno. Se no, se fai fatica, male male finisce a te, diventa un lupo e non lo finisci più. Esattamente. Vedete, lo sto tutto puntando. Ma che bello questa trapunta che hai fatto. Grazie. Mentre sei andata su a riposarti. Sì. Ti sei riposata? Sì. Non ti sei riposata? Ho detto che dobbiamo metterle qua un divanetto alla Telmelis per farla riposare. Dov'è il divanetto? Ah, quello piccolo dei gatti. Delle bambole. Era delle bambole, poi è diventato dei gatti. Adesso le ho messo sulle cose così Katie non va più. Ad esempio, i primi ho messo questi spilli qua, sto facendo una fatica pazzesca a infilarli, adesso sto mettendo quelli sottili della Bohème, a proposito di cose che vengono bene rispetto alle altre, e ci metto molta meno fatica ad infilarli. Ad esempio, questo lo devo portare un pochino dentro. Sabato saranno tutti qua col camion. Dobbiamo allertare Leonora. Fiorella, Sonia, Franca. Allora, vedete, qui vado a sovrapporre leggermente sul lato vuoto. Allora, qui me lo taglio. Vado a scucirne un pezzettino, perché preferisco non avere tanto spessore all'interno. Oppure questo lo posso lasciare anche così, perché poi da questa parte avrò un pezzettino vuoto. E questi due qui li mando ad incrociarsi in questo punto. Così e così. E cerco di puntare uno spillo nel miglior modo possibile, ovviamente. Ho puntato tutto il mio perimetro. A questo punto, per sicurezza, io cosa faccio? Vado sempre a dare una cuciturina, come vi ho detto prima, perché volendo potremmo direttamente attaccarlo alla fodera, ma se poi non ci viene perfetto al fondo è un problema, mentre dando una piccola cucitura io sono più serena. Usa quello. Uso questo? Ma non so se mi piace usare questo, perché ho gli spilli. Perché? Ho gli spilli. Non può usare la colla? No, è troppo spesso, la colla non si usa per tutto. E poi non mi viene bene, mi avrei sulla coscienza.
magari gli spilli li togliete man mano cucite, dai, prima che salta tutto. Ecco perché la posizione ideale degli spilli su un bambino. Già. Cucire in tondo non è proprio immediatissimo, eh. Magari con quelli più spessi non oso. Nelle altre dimostrazioni di montaggio del piping vi fanno un pezzettino così e sembra sempre facile. Montatelo in tondo sulla borsa e poi ne riparliamo. Con gli spilli in diagonale. C'è un piedino così per la Sapphire 875? Sapphire. Sì, sì. È questo qua. È lo stesso? È lo stesso. Ma non c'è in dotazione? No, no, no. È un piedino speciale questo. No, no, la Sapphire non squarna e quindi è già... è in vendita. Normale. È il suo piedino. Si acquista il piedino. Sì. Per tutte le squarne il piedino è il medesimo. Ah, scusa. Chi è che lo chiede? La nostra amica che è casa Carolina Sanchez. Carolina Sanchez, giusto? Pinture 51, non lo so. Un'ora fa era successo qualcosa. Che cosa è successo un'ora fa? Non so, Claudio c'è scritto, ma nessuno ecco il piping. Perfetto, è venuto. Sono strabiliata io. Eccola chi qua. Chi è che ti ha tagliato le strisce? Chi è che mi ha tagliato le strisce? No, no, queste le ho tagliate io. Ah sì? Perché ecco. Oggi dicevo, oh, questo coso qui è venuto perfetto. Chi è che ti ha tagliato il tessuto? La Temelis, questo l'ho tagliato io. Guardate qua l'incrocio, così vi deve venire. Vedete? Salas, Carolina Salas, non Salas. Bene, ora questo, qui ce l'avrete bianco voi, non guardate che è fatto così, fate finta di non aver visto. Lo andiamo a montare all'esterno della nostra borsa. Quindi questo verrà così. Allora, è un lavorone quello di questa sera. Mi sono imbarcata in una cosa fantastica. Prima o poi si staccheranno le applicazioni qua davanti, ma le abbiamo solo puntate con la colla senza ancora cucirle. Qui sempre più spessori abbiamo, eh? Non rompo la macchina questa sera, guardate. Pieghiamo a metà in modo da trovare la mezzaria e ci puntiamo uno spillino. Quasi
ordinare sul sito il piedino? No, no. Deve telefonare. Poi piegate da questa parte. E poi da questa parte. Ora prendiamo la metà del nostro tessuto così, perché abbiamo le due cuciture che sono da riferimento. Cerchiamo solo il centro da questa parte. Ecco qua. Quindi andremo a puntare questo con questo. Siccome il nastrino, quello biadesivo che andiamo a utilizzare per fissare, resta un po' appiccicoso, quando fate questo lavoro tenetevi vicino un batuffolino con dell'acetone o dell'alcol, in modo tale da pulire l'ago nel caso si dovesse sporcare di colla per caso. Adesso qui c'è il giusto margine, sì, perché adesso vado a cucire sulla stessa cucitura di prima qua. Vedete? Ve li puntate tutti attorno così. Allora, poi sarebbe comodo cucirli in questo modo, mentre noi andremo a cucirli al contrario, in modo tale da vedere la cucitura che ho fatto precedentemente e andare a filo di quella. Così abbiamo come una dima. Scusatemi un attimo. In questo caso monto un ago da 90, Se c'è jeans è meglio. Li ho finiti i jeans, ho solo una goda 90 normale, che è meglio che niente. Montate un ago grosso per fare questo passaggio, perché adesso tutti i passaggi che andremo a fare sono abbastanza sostenuti e montiamo un ago più grande. Ora sto montando un 90. Che ore sono? Sono le 11. Le 11? 23.03, siamo 123. Mamma mia! Ecco qua. Allora. Beh, mi sono dimenticata un lato, scusatemi. Mi sono dimenticato un pezzetto. Quello di questa sera è stato un lavoro un po' lunghino, portate pazienza. Siamo tornati ai primi tempi che si facevano video di 2 ore. Sì, e poi ci sono alcuni che si lamentano, ma i video devono essere più brevi. Guarda un telefilm, cioè. Eccoci, ci sono quasi. Portate pazienza un attimo. Cerco di metterlo sotto la macchina per cucire e di avere
sto sempre lavorando con il piedino da piping, perché comunque sento sempre sotto il mio piping, anche se un po' attutito e appannato naturalmente da tutti i tessuti, però il piedino comunque lo riconosce. Ancora 10 minuti e abbiamo finito la borsa, non preoccupatevi. Che noi siamo qua solo a lavorare da un bel po' di ore. Dormite tutti, le signore dormono, tu dormi, nessuno parla, mi sento sola. È come guidare un volante di una macchina. È come guidare un volante, è come guidare una macchina e tenere il volante. La Cinzia dice che invece i video devono essere completi, non li fai tu, se no non servono a niente, perché... giustamente non avranno le giuste indicazioni, le... io cerco di fare quello che posso. Soprattutto non vedranno degli accessori così, cioè... non mi ricordo più da dove ho iniziato. Beh, questa sera abbiamo fatto vedere tanti, alcuni accessori, alcuni sistemi per semplificare un po' il lavoro. E secondo me non sono niente male. La Rossi invece dice, ma dove lo trovi un video di tutti dove impari anche lo spagnolo? Ma perché veramente? Sì, perché la Paola lì, sempre pronta a tradurre. Diamo più opzioni, cioè diamo più... No, stanno tutte seguendo, Pina, la Carolina, la Muriel, la Patrizia. Spero di aver preso dentro tutto, sono un po' preoccupata. Tutti concentrati, dicono. Perché a quest'ora... faccio veramente fatica a vedere anche con gli occhiali e le lenti a contatto che ho su. Infatti adesso quando tolgo vedo giusto i pallini colorati, quelli arancioni, quelli blu faccio un po' fatica a vederli. Ecco perché c'è il fondo blu? Perché ho le righe blu del coso, il blu del tessuto e tutto quanto, faccio un po'... è un po' complesso per me. Bene. Non vi faccio vedere ora, Sono tutti intenti ad imparare, dicono. Molto bene. Ora abbiamo la fodera e l'altro nostro fondo. Cosa facciamo? Lo andiamo a puntare. Mi rimetto gli occhiali. Credetemi, a quest'ora ho delle grosse difficoltà a vedere. Allora. Andiamo a mettere i nostri spillini nei punti cardinali, in modo tale, perché mettiamo gli spilli nei punti cardinali? Perché in questo modo diluisco perfettamente la circonferenza del mio cerchio. C'è la signora Antonella che dice che sei una fantastica, simpatica e brava donna. Complimenti davvero. Grazie. Con tutto il cuore. Brava. Grazie, grazie. Ecco, abbiamo messo gli spilli sui quattro punti ed ora andiamo a posizionarci sulla fodera. Voilà. Ovviamente qui lasceremo un foro aperto per poter rigirare tutta la borsa. Naturalmente. Ecco qua, abbiamo messo i nostri quattro pezzi, adesso naturalmente metteremo degli spilli tutti attorno.
non arrischiatevi mai a non mettere gli spilli, specialmente nelle circonferenze, perché state cucendo in sbieco. Certo, potrebbe essere utile il nostro liquidino in questo momento. Non ci ho pensato, forza dell'abitudine questa. Ma sono un po' stanca quest'ora, quindi portate pazienza. E vado via. Così. Anche Claudio non ne potrà più oggi che è qui dalle 9 di questa mattina. Anna, prenderei il libro perché è molto bella. È molto Infatti ci carino. sono tanti altri bei progetti. Sì, ce n'è uno coi gabbiani bellissimo, è solo che è tutto appliqué montato su dei quadrati. Allora abbiamo pensato e ripensato quale progetto farvi fare. Questo ci sembrava quello più completo dove si vedevano più cose, perché poi c'è anche un astuccino piccolissimo, bellissimo. Però poi sempre astuccini, sempre pochette, sempre le stesse cose. Poi mi dicono, ma con tutte le pochette che ci sono su Pinterest. Pensate che io mi dimentichi delle cattiverie che mi dice la gente, me le leggo al dito. Però nel frattempo è passato un anno e siamo ancora qua. C'è un gatto che secondo me vuole saltare sul tavolo, ma... E adesso si è spostata. Grazie. Un gatto Ketty. Qui. Abbiamo puntato a raggiera tutti i nostri spilli, ora andremo a cucire tutto lasciando un pezzetto aperto, ovviamente. A questo punto tolgo il mio piedino e metto, stasera ci fa un sacco di piedini sul tavolo, a parte un disordine pazzesco che mi dà fastidio. Metto un piedino da un quarto di pollice, quindi non sto neanche a cambiare l'ago perché sono stanca. Quindi non importa. Allora, cuciamo sempre così, per favore, con la parte del tondo rivolta verso l'alto, perché sotto, se vengono delle pence, non importa. Con la mano tolgo le pence e diluisco il tessuto. D'occhio perché ho bisogno di un pezzetto aperto abbastanza grande in questo caso, perché devo far uscire tutta la borsa. Dovremmo aver quasi terminato, se ho fatto tutto correttamente. 45 secondi, sei a 2 2 ore, cioè, ero già stanca ancora prima di iniziare. Speriamo che ora sul più bello non mi si stacchino le applicazioni. Giriamo tutto e vediamo cos'è venuto fuori. Ta-da! Non vorrei mai rovinare le applicazioni della Telmelis che poi... Sono meglio dei libri, vorrei dirvelo. Che mancavano giusto quei 45 pezzi di spiegazione. Allora, Ketty, Katie. c'è la caccia al gatto. Ecco qua. Questo è il piping montato, la base trapuntata. Ho messo l'incrocio qui dove ci sono le due.
cordine per metterlo, le due bretelle, chiamiamole, c'è un pezzettino di filo. Guardate che carino! Adesso qua tiro e questo ve lo potete mettere così. È carino, eh? Bello, eh? Com'è? Non lo vedo da dietro. Perfetto per andare al mare, perfetto per andare al lago, anche fare un giro a Milano. Ti sei già messo il cappotto per andare perché è tardi? Non mi sa che non l'ho tolto. Aspetta, eccola qui. Bellissima! Oh. È caduto, è precipitato il libro. Siamo tornati alle dirette di 2 ore, a posto siamo. Ah, che stanchezza! Sono un po' stanca. Bene, la borsa è finita, lo zainetto è finito. Come si chiama? Zainetto, sacca, quello che volete voi. Invece abbiamo detto di farvi vedere un attimino solo il run della settimana scorsa, magari appendi un attimino. Tanti tanti complimenti, perfettissimo, brava brava brava. Aspettate, più in alto di così non ce la faccio. No, va bene, è tanto per avere, ho capito, devo far vedere questo, quello lo faccio vedere domani in una foto. Questo è il runner della scorsa settimana. E questa ce l'ho fatta! Sono felice, perché sapete, fare le dirette non è come fare un video registrato, quindi se sbaglio, se succede qualche cosa, gli imprevisti, il filo che finisce, siamo tutti soddisfatti questa sera, perché è stato veramente un lavorone. Eppure tutti parliamo inglese, ma le traduzioni qua sono state, cioè non si capiva. Meno male, voi siete finalmente agevolate e potete farlo già da domani. Sì, c'è chi... che c'è chi è in attesa dell'arrivo del libro per farlo subito. È molto carino. C'è a tanti, a tutti, un lavorone, ma grazie, grazie, grazie per tutto quello che ci insegni. Grazie, sei troppo brava. I link li ha postati Claudio, dovreste avere tutto. Ora dovete solo cucire, cucire, cucire. Ricordatevelo, eh? È un po' che non ve lo dico. Oh, le mani ghiacciate. Quindi abbiamo ricordato tutti che ci sono le condivisioni da fare, taggare Roberta De Marchi, che così riusciamo a seguire meglio per fare il sorteggio. Sì. Si sorteggeranno i prossimi 4-5 Fat Quarter di Tilda della prossima settimana, li sorteggia sempre Telmelise e niente, e avete ancora, vediamo 45 minuti per iscrivervi al corso di patchwork base scontato, 45 minuti con il prezzo lancio, dopodiché andrà a prezzo pieno, quindi approfittatene. Correte sul sito e vedete proprio l'occasione. Bene, per questa sera abbiamo finito. Lana è arrivata. Lana c'è e dice, ricordate che uno è mio, quindi deve portare Elba il sì, libro. Sì, allora, questo weekend sarò all'isola d'Elba per il Quilting Day, domenica. Invece, il prossimo venerdì sarò a Cagliari nel negozio meloni, come i meloni da mangiare? Ah, nel negozio di meloni a fare delle dimostrazioni di appliquick e appliqué e altre cose che mi chiederete. Nel frattempo io porto via un po' di cose da farvi vedere. Quindi questo questa domenica all'Isola d'Elba al Quilting Day. Per le signore dell'Isola d'Elba, se non volete far innervosire la Roberta come tutti gli anni, chiedetemi prima le cose, avete tempo fino a giovedì pomeriggio, perché poi arrivo lì e mi dite, ah ma come? Pensavo che lo portavi, perché io ho la sfera di cristallo per leggere nel cervello di tutte le signore che partecipano ai Quilting Day. A volte però non ho tempo di farlo, perché devo cucire, 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 caricare la macchina, siccome la merce la preparerà tutta Eleonora, chiamate Eleonora o chiamate Anna, fino a giovedì, dopodiché
tutti morti, perché venerdì carichiamo tutto e partiamo. E invece il venerdì dopo a Cagliari nella merceria Meloni, e quindi mi ritrovate lì con tutto l'appliqué, tutte le cose, tutte le domande che volete farmi e un sacco di altre cose. Paolo Meloni si chiama il negozio, sì. Adesso la Telmelise scrive. È un po' non trova i tasti perché è tardi. Non importa, poi domani lo scriveremo meglio. Bene, è stata una bellissima serata, ero tantissimo preoccupata per questa sacca, veramente non mi ha fatto vivere in questi giorni, però è andata bene. Quindi, ci vediamo martedì prossimo, quando io torno e prima che io riparta. Domande: quando vai a Roma, se vai a Cagliari, se lo puoi portare il libro? Se ci sono ancora da qui a Cagliari i libri, però se li ordiniamo subito domani non arrivano in una settimana, neanche col più veloci della luce. Wait, sono andati già tutti quelli? Sono stati venduti tutti in una settimana. Forte! Sì, è stata una figata. Bene, se la signora di Cagliari lo prenota, glielo portiamo. Qui è Maria Ferra. Maria Perra, devi chiamare dopodomani in negozio, perché può essere che da oggi a quella data, visto il video, può essere che non ce ne siano più e nel frattempo non arrivano, e poi devi pagare la spesa di spedizione e tutto il resto. E anche perché del video della scorsa settimana non è rimasto più niente, solo io e il mio coso siamo rimasti. So che avete chiamato anche oggi per la rivista, ma per ora è terminata, quindi faremo dei kit, adesso vedremo come. Sì, è stata venduta subito tutto il giorno dopo. Non è rimasto più niente. Bene, ragazze! Anche oggi è passato, siamo tutti contenti. Andiamo a dormire, che è tardissimo. Buonanotte. Grazie per essere stati con noi. Ci avete fatto tanta compagnia e cucite, 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 mi raccomando. Salutiamo e andiamo a dormire. Saluti a tutti. Ciao! Ciao, buonanotte! Buona Un bacio! festa! Cucite, cucite, cucite! Ciao!